Nella Basilica Superiore di San Francesco ad Assisi, Giotto ha dipinto la vita del santo. Sono 28 affreschi che raccontano il suo calvario verso l'affermazione dei valori di povertà e di fratellanza universale. Ci abbiamo portato due attori americani, i coniugi Eli Wallach e Anne Jackson, e abbiamo chiesto loro un'impressione a caldo. Tutti pensano a quanto sia antico tutto questo. A me invece non sembra antico affatto. Più di 500 anni fa, e in fondo a me sembra ieri. Well, it only makes me realize how small we are in the parade of life, that we're Io ho pensato che noi non siamo niente nella grande parata della vita, che siamo soltanto di passaggio e che la gente è fatta sempre delle stesse idee e degli stessi sentimenti. Insomma, c'è un rapporto diretto tra tutto quello che abbiamo visto e quanto succede oggi nel mondo. Coraggio, dolore, guerre. Beh, è già tutto lì, su quella parete, perché la gente vede. Il dolore è lo stesso, la lotta è la stessa. Non abbiamo fatto grandi progressi. Io da bambino sono cresciuto in una zona italiana di Brooklyn e la mia prima esperienza teatrale è stata quella dei pupi siciliani, con le scene dipinte che ricordano proprio il Giotto di Assisi. Prodigi, battaglie, armature, ferite. Per me questo è come un viaggio di ritorno. Abbiamo lasciato andare i coniugi Wallach a fare acquisti come una copia qualsiasi in un giorno qualsiasi. Ma non è un giorno qualsiasi. È il primo maggio, il giorno della parata conclusiva del Calen di Maggio. Li abbiamo portati qui proprio perché assistessero a questo evento così unico e per sentire le loro reazioni di persone di teatro. Che cos'è il Calen di Maggio? È una gara tra due zone di Assisi, la parte di sopra e la parte di sotto. È un'intera città che si traveste, recita, canta, danza, inventa, nelle piazze, nei vicoli, nelle botteghe. Si tratta di stabilire quale delle due parti sappia per tre giorni rivivere il suo passato medioevale con maggiore rigore, ma anche con maggior fantasia. Tanti, centinaia, gli interpreti. Pochi, gli spettatori. Perché quasi nessuno all'estero e ben pochi in Italia conoscono questo straordinario esempio di teatro globale. La parte di sopra, tra i tanti giochi, ha cucito un lungo tappeto verde trapunto di fiori per festeggiare il ritorno della primavera. La parte di sotto si libera da ogni senso di ostilità e di rancore, sfondando con le picche un enorme gatto di stoffa, simbolo della parte di sopra. A notte, l'ultima tenzone, quella musicale. Dalle invenzioni più istintive ed estrose si passa a livelli di qualità altissima. Thank you.
Una giuria di 6 forestieri, esperti di musica, storia e teatro, sta adesso per decidere quale parte della città abbia inventato di più e meglio. La giuria ha votato. Il maestro di campo apre il cofano che racchiude il colore del vincitore. Azzurro se è la parte di sopra, rosso se è la parte di sotto. Azzurro, ha vinto Assisi Alta. Una metà della piazza si vuota, l'altra continua a far festa per tutta la notte. To me it's a synopsis of what should happen in the world today. That a competition between the upper part of a town and the lower part of the town. Il Calendimaggio per me è una sintesi di quello che dovrebbe accadere nel mondo. Una volta all'anno, il primo maggio, invece di fare tante parate militari, si dovrebbe tenere una pubblica gara. Una gara amichevole tra due parti, due città, due nazioni, due mondi. E tutto dovrebbe finire col giudizio di una giuria. Non come una guerra in cui la gente soffre e muore. Questo per me è il senso profondo, quello che più mi ha commosso nel Calendimaggio di Assisi. That was the most exciting part of Calendimaggio for me. Sul piano tecnico, sul piano della festa come spettacolo, la parte di sopra ha dimostrato maggiore fantasia ed emozioni più positive. Per esempio, ha preso un antico strumento di guerra, una catapulta, e se n'è servita per gettare fiori sulla folla. Instead of what they do shoot. The lower part represented the lower part of our instincts. La parata della parte di sotto, invece, io l'ho sentita come l'espressione dei nostri istinti più bassi. Prove di forza, bandiere sfarzose, ricchi costumi di tipo hollywoodiano. Insomma, io ho fatto il tifo per la parte di sopra e la mia parte ha vinto. In una partita di calcio ci sono 100.000 persone che guardano due squadre di 11 persone ciascuna. Ad Assisi tutta la città gioca. Ho visto bambini, vecchi, buffoni, sacerdoti. Non so che cosa succede al giorno dopo, ma il primo maggio tutti sono coinvolti. Tutti fanno qualcosa. È bellissimo. Evidentemente ci sono ancora in Italia feste da scoprire. Feste dove la gente non soltanto ripete magari gloriosamente antichi moduli medioevali e rinascimentali, ma dove elabora il suo patrimonio di tradizioni, lo trasforma, lo reinventa.